Buongiorno a tutti, oggi inquadratura un po' diversa, ma cambiamo. E allora, volevo un attimo aprire questo video e poi vi mostrerò tutto il resto. Registro oggi è venerdì e domani vi porto con me ad arrampicata. Ho deciso finalmente di mostrarvi questa novità nella mia vita, uno sport che sto apprezzando tantissimo. E domani con me ci sarà anche una ragazza che mi segue, che è molto più esperta di me in arrampicata, e lo fa da 3 anni, è una mamma, ha 2 bambine e l'ho conosciuta già la scorsa settimana, che è venuta sempre a trovarmi. E più che altro, insomma, volevo portarvi con me per mostrarvi questa mia nuova passione. E ha detto la ragazza che mi farà fare cose un po' diverse, perché non so, sapete un po' di cosa si tratta arrampicata. Sto cercando un po' di mostrarvelo sui social, su Instagram soprattutto ho condiviso un po' di cose. Praticamente io faccio bouldering. Magari vi scrivo qua la parola corretta. Comunque io faccio senza le corde, cioè. E praticamente c'è tutto un enorme materasso sotto e ci si arrampica un po' su queste simili rocce che non sono altissime, comunque poi vabbè, dipende dal percorso. Invece con la corda si fanno proprio le pareti altissime e si aggancia pian piano che si va su, e ci si aggancia appunto per il fatto che se tipo non riuscite bene con la presa, scivolate in qualche modo, comunque rimanete lì, non cascate giù ovviamente. Ma volevo condividere con voi questa cosa qui, anche perché, come vedete dal titolo che ho messo, la combo bellissima che magari uno non si aspetta è artrite più iperidrosi. Ma io comunque mi arrampico fanculo. Non so, come sapete io soffro di artrite reumatoide, ma è un periodo molto buono per me. Non so se lo sapete, ma l'artrite oscilla abbastanza, quindi insomma si hanno periodi di dolori fortissimi e periodi in cui si sta molto bene, sembra. Io però ho fatto anche tante cose nel frattempo, quindi non so se sia solo il periodo buono o anche quello che ho fatto. Prima o poi magari ve ne parlerò, anche se non è un po' una cosa fuori dagli schemi, dal comune, dalla medicina occidentale, ecco. Comunque, ora sto bene, ho deciso di con calma iniziare questo nuovo sport, perché comunque avevo un po' paura. Lo faccio al massimo una volta a settimana, anche se per migliorare dovrei farlo di più, però non me la sento per ora di sforzare troppo le dita, anche perché comunque qualche volta ho dei dolorini. Mi arrampico lo stesso, però ecco, sì, cerco di stare attenta. Con l'artrite e l'iperidrosi. Iperidrosi è praticamente un'ipersudorazione, si può avere in tante parti del corpo, ce l'ha prevalentemente nelle mani e nei piedi, e infatti, insomma, stare al computer, anche se c'è dell'arietta fresca, tipo adesso io sto sudando tantissimo, non so se si vede qualcosa, e può essere amplificata da tanti fattori, anche l'emozione, lo stress, cose così, però io per esempio adesso non ho nessuna emozione, ma sto sudando. E delle volte mi succede anche di sudare comunque sotto le ciabatte se sto seduta e quindi faccio dei bei patacconi, in autobus è un delirio. Oppure anche a guidare, se hai le mani sudate ti sguizza via il volante, tutte queste bellissime cose, insomma, comunque si continua. E appunto con l'arrampicata mi è successo, però vi posso dire che più che altro mi succedeva all'inizio, perché comunque ero agitata, provavo tante emozioni, emozioni di felicità quando riuscivo ad arrampicarmi e a concludere un percorso, tristezza, incazzatura, pianto quando non riuscivo, quindi queste varie emozioni mi portano spesso a sudare mentre che mi arrampico. Infatti ciò mi porta a avere difficoltà quando arrivo tipo a un certo punto. Magari il percorso è lunghino, io arrivo fino a un certo punto, inizio a sudare e quindi non so più come concludere il percorso. Mi è arrivato un pacco. Allora, cosa stavo dicendo? Vabbè, insomma, in conclusione, non è facile con l'iperidrosi riuscire ad arrampicarmi per bene. C'è la magnesite è una polvere. Aiuto, ho fatto le scale. È una polverina che aiuta a seccare, insomma, le mani e arrampicarsi meglio. Si può avere anche un sacchettino dietro la schiena, infatti io ce l'ho, però non esce fuori tanta polvere, anche perché è vietato nella mia palestra utilizzare, insomma, creare delle nuvole di polvere, perché io poi ne dovrei usare tanta. Quindi appena prima di iniziare ovviamente mi riempio, risucchio, dai,
Dai, ci sono dei bagagli dove c'è dentro la polverina, la magnesite. L'assorbo per bene, però non dura tanto. Insomma, dopo questa premessa, speriamo venga un video abbastanza buono, con le riprese e tutto quanto. Come vedete, questa è la prima volta che faccio scalata, adesso non mi ricordo il nome, con la corda. Ho deciso di portarvi proprio per la prima volta, mentre che faccio questo, così vedete i miei fallimenti, i miei successi, tutto quanto. Ultima cosa che volevo dirvi è: provate assolutamente arrampicata, è uno sport assurdo. Il mio ragazzo Brian si è innamorato e se potesse lo farebbe tutti i giorni. È uno sport che non è come la palestra. È uno sport che ogni volta che sei lì dici devo fare quel percorso, lo devo finire, questa volta lo finisco, lo faccio, lo faccio. Quindi cioè ti intestardisci e se non riesci a fare quel percorso ti senti un fallito, cioè purtroppo un po' è così, infatti è facile anche buttarsi giù, a me è successo molte volte di dire no basta, non mollo, non ha senso, ho male alle dita, ma i miei amici, vado con tutti maschi, mi dicevano: Chiara, anche noi abbiamo male alle dita, è normale, perché io pensavo fosse per l'artrite. E invece loro, per motivarmi, appunto, mi dicevano: guarda che è normalissimo avere male alle dita, perché fai molto sforzo con le dita. E ok, ce la faccio. Ed è anche un ottimo, ottimo allenamento, total body, però più che altro, almeno nel mio caso, mi sta sviluppando un sacco upper. Infatti il mio ragazzo mi ha detto che mi sono anche un pochino allargata di spalle, se lo dice lui mi fido, e lo faccio una volta a settimana da quasi 2 mesi, insomma. Dà ottimi risultati come sport, ho visto ragazze lì nella palestra che lo fanno da anni, si vede, hanno dei fisici stupendi. Vi lascio al resto del video e noi ci vediamo al prossimo, spero che questo vi sia piaciuto, fatemelo sapere così magari porto altri di questi contenuti di arrampicata, perché spero proprio di riuscire a continuare e di migliorarmi sempre di più. Thank you.
volte che ci passo. E poi sei aperto, da aperto e poi va apri, vero? I piedi, piedi sul muro, i piedi, piedi, piedi. Allora, altra cosa che è andata bene, visto che è lì. Andare su, tirare l'avvio, guardare bene i piedi, ok. Adesso la discesa è una discesa, però non tenere con le mani la corda, ma tenere i piedi puntati, perché vedi se ti giri non ti arriva il muro addosso, ecco. Ma non appena che sono la discesa. Beh, direi che sei arrivata in su. Perché certe prese era troppo sulla destra ed ero troppo. Ma è proprio la mente. È già una media più. Ho sudato tante camicie. Bravo.
Allora dagli una mano, va. Oddio. È che devi spingerti solo con le dita. C'è un'intrusa. Secondo me sei leggermente stanca. Cosa ridi te? Sì, vabbè, ho capito, mica cade da lì, eh. Sei un po' esibizionista, allora? Tac! Allora, sei spostata? Spostati che qua, ecco! Vai, vai! Sì, sì, adesso arrivo. Tac. Aspetta che chiudo. Aspetta, come si blocca? Puoi anche solo. Ma come si fa dopo a fare il video? Sta già andando il video. Vedi, qua ci sono i secondi, 27, 28, 29. Ecco. Ma dove li prendevi te? Boh, non so cosa mi ha fatto. No, 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 no. Fammi vedere perché. Uè, oh, noi siamo qui. Aspetta, aspetta. Allora, tienila. Dove vai? Non te la voglio togliere. Non te la. Allora, tienila bene.